Una nomina molto importante è arrivata nelle ultime ore per Francesca Del Mastro, divenuta presidente del GAL Montagna Biellesi. Tra l'altro, insomma, un ente che adesso andremo a ricordare anche ai telespettatori di che cosa si occupa, ma lei, essendo primo cittadino del paese di Rosazza, sicuramente, insomma, si muoverà con cognizione di causa. Buongiorno. Buongiorno, sì, è una nomina che mi fa particolarmente piacere perché è evidente che ha delle forti ricadute sul territorio e quindi insomma è particolarmente importante, stimolante e gratificante, direi. Ecco, dicevamo, in particolare di che cosa si occupa? Insomma, sono diversi i bandi che vengono pubblicati dal GAL e sono molto sostanziosi i fondi europei, ci spieghi tutto. Sì, è un ente, una società mista pubblico-privata, all'interno della quale quindi ci sono per la parte privata tutte le associazioni di categoria e ci sono gli enti pubblici, come ricordavate. È un ente che prende risorse dall'Europa che transitano tramite la regione e che poi vengono distribuite per il mezzo di bandi a enti e a soggetti privati su varie tipologie di misure, dal turismo ai servizi scolastici, alle misure più strettamente legate al sociale, quindi insomma spazia abbastanza a 360 gradi per tutte quelle attività, che siano pubbliche o private, che stanno in area montana, l'area GAL. Ecco, tra l'altro, insomma, lo sappiamo, il nostro territorio è per lo più insomma, è di fatto composto da paesini piccoli e ubicati in zone montane. Dicevamo, lei sindaco di Rosazzo ovviamente ne ha piena coscienza. Sì, infatti il GAL è una risorsa estremamente importante per il territorio e non credo soltanto per gli enti pubblici ma anche per i privati. Io credo che la forza di questo ente sia proprio la sinergia che è riuscito a creare proprio per struttura, per ontologia stessa del GAL fra pubblico e privato. Le azioni che vengono promosse con i bandi GAL che vengono poi fatte ricadere sul territorio dagli amministratori pubblici, sono azioni che vanno nella stessa direzione dei bandi che poi magari o prima o dopo usciranno per i privati. Quindi la sinergia di intenti è un moltiplicatore, potremmo dire, di effetti positivi sul territorio. L'idea di fare rete e squadra fra pubblico e privato, io credo che sia la carta vincente del GAL. Allora, sicuramente noi le auguriamo un grande in bocca al lupo, a presto, sicuramente la seguiremo anche in questa sua attività. Arrivederci. Grazie molte e speriamo di saper far valere il nostro territorio. Grazie. Arrivederci.